Buonasera, siamo qui con Alfredo Coppola, componente, capitano, presidente, giocatore che gioca con l'accettino del hit, della squadra dei disoccupati. Yes. Innanzitutto, quanto hai perso questa sera? Per il bel risultato di 9 a 7. 10 a 7, 10 hanno 7. Segnato sullo scoccare del gong. Diciamo che quello è un gol inesistente perché... Quanti gol... Sai, silenzio. Dopo intervistiamo anche l'arbitro. Quanti gol hai fatto questa sera? Stasera un'altra volta vi ho dirizzato di due bellissimi gol, in cui uno a Salvatore Marino, che lo saluto, il capitano. E uno lo dedico a quella faccia di cazzo del mio... Attenzione, dicevo, attenzione, no. Calma signori, questi video, queste riprese vanno in diretta sul web, quindi per piacere, vabbè, limitiamoci a fare cose scandalose in campo. Ah, ok. E cosa pensi di poter fare in orbita del torneo? Qualificarti, vincere, perdere? Noi puntiamo alla qualificazione, anche se è un sogno... Attenzione, molto... c'è qui l'arbitro dell'incontro, signor Caricchia da Roma 2. Come ti è sembrata la squadra del signor Coppola, i disoccupati, di nome e di fatto? Allora, sono una squadra preparata dal punto di vista tecnico e tattico, tuttavia peccano un po' di mancanza di gioco, peccano un po' di egoismo e non passano la palla. Pensavo mancanza di atleticità. Se vediamo no, lì no. C'è Peppe Cinotti, elemento fondamentale della squadra. Vediamo la telecamera. E quindi potrebbero navigare in orbita promozione? Potrebbero, ma con un po' di impegno, ragazzi. Da Casapulla è tutto di mio studio.